consigliere Tofani, credo che noi purtroppo ci siamo accavigliati su un equivoco che nasce probabilmente dalla partenza della delibera. Questo è un equivoco, non è una condanna per nessuno né nient'altro. Io credo che questa delibera, dal punto di vista mio personale, la pertinenza della commissione era la seconda, ma la presidenza del Consiglio l'ha inoltrata alla terza. Credo che comunque sia, cioè il parere della seconda e della terza è molto probabilmente quello che il parere del segretario generale non è di pertinenza della prima, scusi. Quindi, avendo questa data ultimativa per approvare questo provvedimento che logicamente diceva il consigliere Terri dal 2003, si dibatte se di portare questa delibera a compimento, avendo questa opportunità, avendo chiarito una serie di aspetti di come devono andare avanti le commissioni, di come devono essere regolamentate, le proposte ci devono fare anche per una ulteriore regolamentazione, andando nel merito potremmo immaginare che sia opportuno deliberare questa sera in via ultimativa questa delibera. Ma se fate sta scusate per cortesia. Posso vedere? Scusa, ma c'è una proposta. Consigliere Busco, ha chiesto la parola, consigliere Presso. Se il sindaco ha detto che non doveva essere mandata in prima commissione, evidentemente cade tutto il problema della prima commissione. Rimane il problema che consiglieri dell'UDC, allora faccio un no, per capire, chiede l'annullamento della prima commissione, è annullata la prima commissione, ma è domanda, io veramente c'è questa questo posto quasi antifatto, sinceramente, ma perché però attivati? No, ma non è dove a me, cioè fare una, perché se non è così, se il problema tecnico non è risolto, i cittadini ci rivedono, siccome non è una questione politica, è una questione solo dei cittadini, e questi cittadini ci segnano prima la bocca e poi dopo non ce ne può fregare meno, mi sembra di aver capito. Anche perché se dice che risolviamo il problema tecnico diventa veramente una cosa abbastanza pesante. Grazie. Grazie consigliere Pressini, allora come avevo già detto prima, insomma, scusate per cortesia, adesso fate la parola. Ah, come avevo già detto prima, preso atto che questa, a questo punto non doveva passare in prima commissione, giustamente il consigliere Tofani e il consigliere Barbieri dicono che questa commissione deve essere annullata. Vabbè, verrà annullata, ma se ci penserà se ne deve annullare. Comunque sia, a questo punto può essere tranquillamente discusso questa sera. Quindi prego Davide Rocè, l'assessore competente, l'assessore Galati, prego il sindaco di relazionare su questo punto. Grazie. Come stata la casa comunale e che
stava sale e che ci stava sale, invece l'applicazione del beneficio alle porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse. Considerate che la norma nel quinto comma indicava come i comuni e le proprie delibere sono tenuti a distinguere le zone metallizzate da quelle non metallizzate, individuando espressamente queste ultime, ma non sempre chiariscono nelle medesime quali di queste zone si trovano nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali invece si trovano al di fuori stesse. Rilevato che la norma nell'ultimo comma consentiva ai cittadini di immediatamente alle fattispecie che si riferiscono ai comuni parzialmente metallizzati ricadenti nella zona climatica e di presentare proprio il fornitore di combustibile dichiarazione sostituire basato su atti ufficiali dell'amministrazione interessata, oltre a garantire alle aziende fornitrici certezza del nel recupero delle zone anticipate. Visto il decreto sindacale del 23/6/2009 che attribuisce alla fascia climatica E alle porzioni di territorio posto all'interno del territorio della comunità montana di Cimini, ricadenti nel comune di Termo, vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico, acquisita dal Procuratore Generale del Comune di Termo, numero 0037973 del 18/9/2009, con la quale si prende atto della nota sindacale 23/6/2009, visti gli atti d'ufficio, vista la deliberazione del Consiglio Comunale numero 155 del 23/10/2009, in condizione zone del territorio comunale non metallizzate ai fini dell'agevolazione del costo di gasolio e GPL da riscaldamento, vista la legge giunta comunale numero 78 del 26/6/2008, decreto legislativo 34/1999, numero 285, articolo 4, nuovo codice della strada, aggiornamento della delimitazione del centro abitato, dove si possono rilevare le abitazioni al di fuori dello stesso e che pertanto l'abitato di Tobia, che non ha sede comunale, pur essendo delimitato come centro abitato dalla legge citata, è da intendersi integralmente non metallizzato, rientrante e con il silenzio della situazione a che e che l'abitato di Termo, la Quercia, Bagnani, San Martino e Cimino, ricadenti parzialmente in zona E, hanno l'agevolazione solamente per la parte fuori del centro abitato. Delibera, per quanto esposto in premessa, riconoscere le agevolazioni di cui l'articolo 8,10, lettera C della legge 23 dicembre 1998, numero 448, relative alle disposizioni concernenti il gasolio di riscaldamento e il GPL per le zone montane, anno 2010, alle case sparse fuori dal centro abitato, in quanto rientro nella porzione territoriale comunitario classificata nella zona climatica e superiore alla quota di medie 393, di cui la tavola indicata la prevenzione di detto territorio acquisita agli atti del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Enea ed approvata dalla giunta Consiglio Comunale numero 155 del 23/10/2009 che specifica le zone non metallizzate allegato A da intendersi anche quelle con una distanza di oltre 50 metri lineari dalla conduttura del gas indicato dalla tavola A, fuori dal centro abitato del fisico delibera giunta comunale numero 78 del 27/6/2008, dove sussiste la casa comunale con eccezione del centro abitato di Tobia, dove non è presente la casa comunale, di approvare il modello di indicazione sostituito di atto di autorità da allegare alla domanda di agevolazione dello sgravio fiscale.